Amici di TVA, buonasera e ben ritrovati con il quinto appuntamento di Focus, il nostro approfondimento giornalistico in merito all'emergenza sanitaria del coronavirus. Abbiamo trattato tanti argomenti, questa sera ne tratteremo altri con quattro ospiti che vi presento immediatamente. Buonasera al professore di Italiano e Storia dell'Istituto Pietro Branghina di Adrano, Matteo Bua. Buona serata a tutti. Buonasera anche al consigliere comunale Agatino Scardina. Buonasera consigliere. Buonasera. Buonasera alla collega giornalista e direttrice del TG Ciak News, Mary Sottile. Ciao Mary. Ciao a tutti, buonasera. E buonasera ad un giovane imprenditore, presidente dell'Associazione Mercurio di Biancavilla, Giuseppe Bua. Ciao Giuseppe. Ciao Davide, un saluto ai tuoi ospiti, un saluto a tutti i telespettatori. Allora, iniziamo col nostro dibattito, parleremo di scuola, di giornalismo, di altre tematiche. Inizio con il professore Matteo Bua. Professore, la convince la modalità dell'esame per quel che riguarda appunto le quinte classi, l'esame di maturità, la modalità è convincente secondo lei? No. No, però mi rendo conto che non c'erano molte alternative. Questa è una fase in cui siamo tutti bravi a muovere critiche, a lamentarci, c'è un proliferare di osservazioni della più svariata natura, ma innanzitutto qualunque cosa avessero deciso di fare, le critiche ci sarebbero state perché è la moda del momento, anche perché c'è tanta gente sfaccendata e si scatenano, non so, dicevano tempo fa li definivano leoni, io non so a quali animali paragonarli. Quelli che attaccano tutti col web. Quindi, se avesse fatto una cosa diversa, il ministro Azzolina l'avrebbero attaccata ugualmente. Alla fin fine, dobbiamo prendere atto che è un anno di emergenza, di assoluta emergenza. Quindi, si è ripiegato per un esame esclusivamente orale, che parte da una prova orale professionalizzante, per esempio nell'indirizzo in cui sono io, dovranno trattare una prova di economia in lingua inglese, poi seguirà un dibattito su un testo della letteratura italiana svolto e poi si proseguirà con le altre materie. Tutta la commissione interna, forse si poteva fare meglio, ma non c'è, voglio dire, la perfezione assoluta. Quindi lo ritengo uno dei modi in cui poteva svolgersi e non ce n'erano molti altri. Agatino Scardina, lei oltre a svolgere l'attività di consigliere comunale, sappiamo benissimo che lavora all'Università di Catania, a settembre riapriranno le scuole, riapriranno con molta probabilità anche le università, cioè, è una cosa giusta riaprire le scuole e l'università, rimandare i ragazzi a studiare, perché poteva passare un messaggio diseducativo, riapriamo i pub, riapriamo le discoteche e non le scuole e università. Sì, vede, concordo con quanto detto dal professore Bua sulla questione dell'esame di maturità e che si poteva fare sicuramente meglio, si poteva fare altro e magari le critiche che ci sono e ci sono state, se sono dirette verso un reale intenzione di migliorare ciò che si sta facendo, ben vengano. Quando sono sterili, quando non vogliono produrre che solo critiche e basta, quelle non vanno bene, non aiutano nessuno, soprattutto in questo particolare momento. Noi all'università stiamo procedendo con lo smart working, stiamo facendo tutto ciò che si può fare digitalmente, anche i servizi. Io lavoro in biblioteca e mi occupo di servizi bibliotecari. Anche i servizi bibliotecari stanno continuando in formato digitale e stiamo cercando di dare supporto soprattutto a quelle che sono i laureandi della nostra università. La scuola nel suo insieme, l'università, la scuola nel suo insieme, devo dire che sono stati grandi dimenticati di questo periodo. Di scuola ormai si è purtroppo rinviato tutto a settembre, mentre altre nazioni hanno invece colto uno spirito diverso e hanno cercato invece di fare in modo che potessero anche gradatamente iniziare, perché l'attività scolastica, lo smarrimento che sta vivendo una fascia di età
che va dai bambini che andavano all'asilo nido fino anche ai laureandi, fino a coloro di, diciamo, con un'età un po' più avanzata, sono quelli che si sentono dimenticati. Mentre da un lato apriamo pub, apriamo industrie, apriamo discoteche, apriamo un po' tutto, la scuola invece è come se subisse una sorta di limbo, fosse rinchiusa in questo limbo. E obiettivamente devo dire che secondo me si poteva fare meglio. Si poteva fare meglio e si poteva cominciare a programmare magari con le ultime classi e farle riprendere quell'attività, con tutte le dovute cautele, devo dire, perché l'assembramento, diciamo, i rischi si possono prevedere e si possono programmare. Ciò che stanno perdendo invece i nostri studenti, le nostre giovani leve, quello è difficilmente recuperabile, o comunque ci vorrà molta fatica per poterlo recuperare. Su questo, Mary, qual è la tua opinione sul discorso delle scuole, delle università? Allora, anch'io ritengo che in maniera graduale forse si poteva già far ricominciare gli studenti a studiare, insomma a tornare in classe. Anch'io penso che gli studenti del quinto, ad esempio, potevano essere i primi a rientrare in classe, anche perché riaprendo praticamente tutto non si capisce bene perché la scuola debba rimanere, quindi gli studenti debbano rimanere a casa, anche perché fare lezione a distanza non è stata una cosa semplice. Comprendo che ovviamente è stata una cosa del tutto nuova, inaspettata, anzi forse è stata affrontata anche bene sia dagli studenti che dai professori, visto che non era mai stata sperimentata una cosa del genere. Però si poteva pensare di farli ritornare a scuola, anche perché poteva essere una sorta di trampolino di lancio, diciamo così, in vista di settembre, perché poi comunque a settembre le scuole debbono ovviamente riaprire, visto che già gli studenti, i ragazzi si ritrovano il sabato sera, anche a Paternò è capitato questo fine settimana, in massa, in piazza, perché stanno fuori dal pub, non si capisce perché, infatti possono stare in piazza senza mascherine, senza guanti, tutti insieme, e poi non possono andare a scuola. Giuseppe, tu ti occupi, tra le altre cose, di comunicazione e politica. Che voto diamo alla Zolina comunicativamente? Ma diciamo che il voto è nella media rispetto a tutta quella che è la condizione attuale del governo che ci governa, quindi il voto è insufficiente a mio parere. È insufficiente per il semplice fatto che, diciamo, che ci ritroviamo con una classe politica che a mio parere non è adeguata per affrontare le sfide che in questo momento l'Italia sta affrontando. Non voglio entrare in polemica perché non voglio essere quello che giudica persone che sicuramente hanno responsabilità più gravose delle mie. Però di fatto questa emergenza ha mostrato molte lacune e soprattutto ha dimostrato che attualmente abbiamo una classe politica che non proviene da una formazione politica adeguata. Perché, io faccio sempre questo esempio. Io ho una piccolissima azienda, ma non affiderei la mia piccolissima azienda a una persona che non ha avuto un percorso universitario o di formazione professionale adeguata. Quindi se già la mia piccola azienda non l'affiderei a una persona che ha una formazione adeguata, a maggior ragione non affiderei il governo nemmeno di un piccolo comune a chi non ha una formazione adeguata. Quindi figuriamoci a dare nelle mani a persone che sono completamente fuori da questo ambito la gestione intera di una delle otto nazioni più importanti economicamente al mondo. Ecco, Matteo, voi docenti come ve la siete cavata con le lezioni da casa? È stata una assoluta novità anche per voi? Ma ascolta, alla fine ci si è adattati, perché quando ci si deve adattare c'è quello spirito darwiniano, no? Quello di adattarsi alle trasformazioni dell'ambiente pur di sopravvivere. I ragazzi sono stati bravi. Abbiamo avuto problemi con le piattaforme perché purtroppo si verificavano dappertutto, ci sono state delle situazioni spiacevolissime a Milano, a Ragusa, di estranei che cercavano di entrare nelle piattaforme per rubare i profili, spesso di minorenni, e direi che spesso questi sono anche dei porcelloni, ecco, perché si tratta di questo tipo di persone ed è una cosa gravissima. No, non c'è, io ho usato, forse fa sorridere la parola che ho usato,
ma è una cosa tragica, è una cosa drammatica questa qui. Abbiamo tentato di cavarcela e credo ce la siamo tutto sommato cavata. Volevo fare un confronto col mondo universitario. Il mondo universitario è un mondo che già è predisposto a fare questo, perché già le videoconferenze lì sono sempre presenti, perché ora portano il grande economista da Harvard o da un altro posto e gli studenti da Catania lo seguono, e quindi sono già strutturati, gli studenti lo sono. Quello che dovrebbero essere anche gli studenti superiori, perché nella maggior parte dei paesi europei la didattica a distanza, a prescindere dall'emergenza, è una cosa ordinaria, perché mette in rete stabilmente le scuole dell'Europa e del mondo. Da noi il ritardo che paghiamo ora è quello che pagheranno i nostri studenti domani. Quando sentivo poco fa la critica, e non voglio neanche io entrare nell'ambito della polemica politica, è tutta la nostra società che ha una arretratezza culturale e tecnologica che poi paga in termini anche politici, perché esprime questo tipo di classe dirigente. Cioè, quando poco fa non volevo difendere l'Azzolina è il prodotto del perché da noi non è che si elegge il Premier, si elegge il Parlamento, è il prodotto di quel Parlamento e di quella ignorantocrazia che le ultime elezioni hanno espresso. Ma nessuno fa mea culpa, nessuno dice abbiamo espresso dei somari e ora ce li dobbiamo tenere. Ora ce li dobbiamo tenere, li abbiamo espressi. Io vorrei sentire il mea culpa di quelli che li hanno eletti. Non arriverà, perché siamo italiani e la colpa è sempre degli altri. Agatino, più volte con te abbiamo parlato non solo dell'emergenza sanitaria ad Adrano, ma anche dell'emergenza nell'emergenza, ovvero l'emergenza che riguarda i commercianti, l'emergenza lavoro. Recentemente la CGIL ha pubblicato un'iniziativa, questo piano lavoro, un modo per tentare di fare ripartire la Sicilia, è stata messa in ginocchio economicamente da questa emergenza, così come gran parte dell'Italia. Sì, diciamo che alla pandemia virale ha portato a una pandemia ancora forse peggiore, ma non vorrei dire non vorrei esagerare, ma che è quella economica, la pandemia economica, che ma peggiore uso questo termine solo perché avrà uno strascico, perché col vaccino sicuramente il coronavirus sarà combattuto. Uno stesso vaccino, diciamo che non ne vedo gli effetti positivi invece su una pandemia di tipo economico. Pandemia economico che è già un tessuto provato, tessuto soprattutto economico di una regione quale quella siciliana, già provato da anni di cattiva gestione, cattiva amministrazione, di poca visione di quella che doveva essere lo sviluppo della nostra regione. Diciamo che questa ha scoperchiato e ha aperto buche e voragini ancora più grandi. La CGIL, così come molte altre organizzazioni sindacali, ma la CGIL a cui mi onoro di appartenere, ha lanciato questa grande idea di un piano per il lavoro. Piano per il lavoro che vuole realmente toccare quelli che sono i cardini, i punti da poter sensibilizzare, cercare di attivare un processo virtuoso che possa ricreare le condizioni affinché il blocco del lavoro, il blocco dell'attività lavorativa che abbiamo subito per 2 mesi possa ripartire nelle migliori condizioni. Devo dire però che il blocco totale, il lockdown, così come abbiamo sentito spesso con questo termine inglese, che appunto era la chiusura totale di tutte le attività, per molti ha creato danni che ancora forse non ne capiamo, non ne abbiamo ancora analizzato gli effetti, e che gli effetti si produrranno nei prossimi anni. Perché se è vero, ho detto in consiglio comunale giorno 18 all'apertura, il primo consiglio che abbiamo fatto subito dopo la pandemia è stato il 18 maggio scorso, ho detto che in questo giorno si celebrava pure la riapertura di molte attività commerciali,
Ebbene, la riapertura però non significa che una ripartenza. La ripartenza è una cosa ben diversa. Ripartenza significa ricreare, avere le stesse condizioni di quando sei chiuso, quindi avere la stessa clientela. E ancora oggi io ricevo diverse chiamate da molti nostri commercianti che stanno soffrendo la mancanza di clientela. Le tasse, le utenze ce li hanno tutte, li debbono onorare tutte, ma dall'altro lato la clientela, coloro che gli davano quella riserva per poter andare avanti, ancora oggi non si vede a sufficienza per poter sopperire a quelle che è stato il gap che si portano dei 2 mesi e oltre, più quello che stanno subendo in questi giorni. E quindi una sola organizzazione sindacale penso che non basti, penso che ci vuole realmente tutte le forze sociali che insieme discutano, analizzano e propongano delle soluzioni, o comunque mettono in campo delle soluzioni che possono ridare respiro. Io in consiglio comunale spesso mi batto anche per 1.000 euro spesi male piuttosto che spesi verso un versante che potevano produrre e dare beneficio alla nostra comunità. Dico, anche le piccole risorse sono importanti in questo periodo, perché da quelle piccole risorse può nascere un meccanismo, un circolo virtuoso che innesca appunto una ricrescita di un filone di attività, di un filone di imprese, eccetera, eccetera. E penso che ognuno debba fare la sua parte, ognuno è chiamato a fare la sua parte e a dare quel bagaglio di idee, di proposte, avere una visione diversa, perché ci hanno detto durante questa pandemia, durante la chiusura, che tutto, nulla sarà più come prima. E questa frase, diciamo, che è stata sostituita dall'andrà tutto bene iniziale, perché all'inizio eravamo presi da grande euforia, da grande ottimismo, era una forma non autorassegnarsi a ciò che stava capitando, a ciò che ci stava capitando, e che non eravamo preparati. E allora all'andrà tutto bene però si è appunto sostituito questo nulla sarà più come prima. È vero che nulla sarà più come prima, ma non è detto che quello che ci aspetta dopo sarà peggio di prima. Io penso che se riusciamo a mantenere e a unire le forze buone, le forze positive che un po' tutti abbiamo, io penso che possiamo cambiare questo futuro, possiamo migliorare ciò che ci aspetta. Mi ritorno da te, parliamo di temi giornalistici. A Paternò come è stata gestita l'emergenza secondo te? Paternò, che è stato il comune del comprensorio con più casi di coronavirus, oltre 20, magari qualcuno ci smentirà, però io prendo buono quello che hai detto tu, oltre 20 casi di coronavirus a Paternò, come è stata gestita l'emergenza in città? Allora, partiamo dal dato sanitario, come hai detto tu, i dati per essere precisi ad oggi sono 26, quindi io l'ultimo numero che ho dato era il 25 casi dall'inizio dell'emergenza ad oggi, sono diventati 26, però già da almeno 3 settimane non si hanno più casi. Quindi diciamo che è stata gestita bene, forse dal punto di vista sanitario, comunque 26 casi in una città che ha quasi 50.000 abitanti, capite che non sono davvero pochi. Poi per molti si è trattato di casi che arrivavano, di persone che arrivavano da fuori verso Paternò. Quindi dal punto di vista sanitario diciamo che è andato tutto bene, anche in ospedale si sono organizzati bene con la tenda pre-triage, quindi tutto ok dal punto di vista sanitario. Forse dal punto di vista sociale invece è stata una situazione davvero, davvero difficile. Il lockdown ha bloccato tutto, quindi tantissime famiglie si sono ritrovate senza un reddito, senza nulla per diverse settimane, quasi 2 mesi e mezzo di fermo. Immaginate che cosa ovviamente ha comportato nelle diverse realtà. E diciamo che la fase poi con la distribuzione dei buoni famiglia, quelli dello Stato al momento, perché sono stati distribuiti almeno per Paternò solo questi fino a questo momento, non è stato il massimo, sono state tantissime le domande, si è creata ovviamente un'enorme confusione, ma anche perché io dico, da una parte comprendo
visto la situazione di emergenza che nessuno aveva mai vissuto prima, quindi anche rispetto, dicevo, a quello che dicevamo prima della scuola, trattandosi di una situazione totalmente nuova, i problemi sono stati tanti, tante proteste da parte dei cittadini, quindi una situazione sicuramente non facile. Forse ora, per quanto riguarda la distribuzione sempre dei buoni famiglie, qualcosa cambierà con i fondi della regione. Almeno a Paternò il comune si è organizzato diversamente, ha predisposto un'app, con l'app si chiama Municipium, quindi dovrebbe utilizzare questa app e poi insomma vedremo di capire di più. Dal punto di vista economico è un disastro perché le attività commerciali sono partite, sì, ma vanno a rilento, ancora ovviamente con tutte le prescrizioni che impongono i diversi decreti, non è facile per parrucchieri, barbieri, ma per tutte le attività commerciali. Quindi mi ricollego a quello che hanno detto gli ospiti prima, c'è la necessità di un accompagnamento ad una ripartenza che sia efficace, perché in queste condizioni se si continua, almeno dal mio punto di vista, se si continua ad andare avanti così per altri 2 mesi, molte attività falliranno, sicuramente sono destinate al fallimento. In queste condizioni continuare così, quindi con una riapertura che non è totale ma è parziale, perché ci sono comunque delle restrizioni, nel giro di 2 mesi molte aziende potrebbero realmente fallire, questo va assolutamente evitato. Ecco Giuseppe, domanda che giro a te, da imprenditore: il lockdown rischia di fare danni incalcolabili, veramente enormi, all'economia del nostro comprensorio? Il coronavirus, come hanno detto gli altri 3 ospiti, rischia veramente di mettere in croce molte attività? Io devo dirti che la nostra azienda Trimon si occupa soprattutto di vendere prodotti ad altre aziende, cioè curiamo nella maggior parte dei casi la comunicazione di aziende, e molte delle aziende che curiamo sono bar e ristoranti. Tanti dei miei clienti che hanno sede a Catania in questo momento sono chiusi e non hanno la benché minima idea di riaprire, nemmeno di riaprire giusto per fare, che so io, l'asporto, proprio perché l'apertura potrebbe rappresentare per loro un rischio tale che potrebbe causare quindi la chiusura definitiva dell'attività. Ma insieme in questa situazione ci sono anche i proprietari di bed and breakfast, tutte le altre piccole attività, perché la gente, a parte i beni di prima necessità, come in tutte le crisi, cerca di non spendere, perché comunque la situazione crea un'incertezza continua, non sai se devi uscire. Molte volte quando esci trovi delle persone che non si proteggono, e quindi non proteggono gli altri in maniera adeguata. Quindi ci scontriamo anche con una difficoltà dal punto di vista della comprensione del problema con la popolazione, che è importante. E devo dirti che girando parecchio, perché nonostante tutto purtroppo dobbiamo stare in giro, io mi rendo conto che la gente è convinta che questo problema non esista. Cioè si vive questo problema del Covid come una cosa che dice: vabbè, ok, siamo stati chiusi a casa, adesso però il problema non esiste più, quindi possiamo libera tutti. Lo si vede negli scorsi giorni, il movimento che c'è stato dei giovani il sabato, il venerdì, il sabato e la domenica, che mi fa piacere ovviamente per i titolari delle attività che ne hanno usufruito positivamente. Dall'altro lato però potrebbe causare quello che è una problematica quindi più seria, e quindi riportarci in una fase di lockdown dalla quale sicuramente non usciremo più. Anche perché io non voglio, ripeto, fare polemica con le misure che sono state prese, ma io da imprenditore devo dirvi che siamo miracolati quelli che siamo riusciti a riaprire i battenti dopo questo lockdown, perché lo Stato non ci ha aiutato in nessun modo, non c'è stata la possibilità di ricevere nessun tipo di finanziamento. Molto più seriamente è stata vissuta la questione in Germania, in cui le imprese di ogni ordine e grado, comunque quasi tutte, sono state aiutate con dei fondi che non devono più restituire. L'altro giorno, parlando con un amico che ha richiesto il famoso 25% del fatturato, perché anche lì vedi la comunicazione che ti colpisce in maniera subdola, si parlava tutti quanti di questi 25.000 euro che il governo ha dato. Ecco, questo è un ottimo esempio della comunicazione di questo governo, fatto da persone che purtroppo io non ho problemi a definire incapaci. Quando tu dici che dai i 25.000 euro alle persone, le aziende si aspettano che gli dai veramente 25.000 euro, invece non è stato così.
tu prendevi il 25.000 euro se avevi un fatturato lordo di 100.000 euro, ok? Quindi chi invece ha un fatturato di 20.000 euro va a prendere il 25% di 20.000 euro. Ma così come la misura successiva che ci hanno venduto come il fondo perduto, cioè tu prendevi il 20% della differenza di fatturato del mese di aprile rispetto all'anno scorso, che detta così sembra una supercazzola, ma in realtà è una supercazzola purtroppo. Ed è uno dei tanti espedienti che utilizza questo governo per poter farsi bello, ma poi di fatto con un nulla di concluso, perché alla fine noi imprenditori purtroppo abbiamo un problema, siamo la gente più pratica che ci possa essere. Quindi se tu l'elettore lo prendi in giro perché gli prometti una cosa e possibilmente gli dai la metà di quella che dovevi dargli, e allora possibilmente io ti voto. Ma gli imprenditori qua è una questione di vita o di morte dal punto di vista imprenditoriale. Quindi se lo Stato ti aiuta ed è presente, tu puoi continuare a fare impresa, a investire sul territorio e a contribuire a far ripartire i consumi. Se tu invece non aiuti le imprese, le microimprese, perché il problema è questo, che le microimprese non sono state aiutate. La cosa mi ha scioccato ieri è che ho saputo che le persone che hanno un bed and breakfast non verranno aiutate dal governo nazionale in nessun modo. È una cosa gravissima questa qui. In un paese che vive di turismo, che ha la maggior concentrazione di opere protette dall'UNESCO, non c'è un aiuto da parte del governo alle attività che invece sono collegate al turismo. È una cosa che, cioè, lascia allibiti, veramente. Ma così come tante altre storture che in questo momento stanno facendo e stanno dicendo questo specie di coacervo che è questo governo PD 5 Stelle. Io voglio dire una cosa, ricollegandomi anche a quello che ha detto poco fa il professore Bua. Secondo me il problema nasce molti anni fa e nasce, a mio parere, nel momento in cui sono stati tagliati i finanziamenti pubblici ai partiti. Ora non voglio sembrare che dica bestemmie, però no, è un problema reale. Il finanziamento ai partiti politici era uno strumento utile perché aiutava i partiti politici a tenere aperte le sezioni nei paesini più piccoli, dalle quali si faceva classe politica dirigente, che poi da lì emergeva il giovane, la ragazza che era capace e arrivava a livello provinciale, dal livello provinciale ci si spostava a livello regionale e così via, e si creava classe politica. Nel momento in cui vengono eliminati i finanziamenti pubblici ai partiti e nel 2008 si vota con il Porcellum, in automatico avviene questo scollamento tra il palazzo e la piazza. Cioè nel momento in cui a Roma si decidono i deputati e io non ho più nessun collegamento con il deputato che voglio votare o che non voglio votare, automaticamente si crea questo scollamento. Io non amo più la persona che devo votare, non so che nemmeno chi è, e quindi nel momento in cui non so chi è, penso che siano tutti quanti uguali. Se sono tutti quanti uguali, preferisco votare chiunque, basta che non siano le vecchie facce che ci sono state per 30 anni, per 40 anni. Siano esse capaci, incapaci, belle, simpatiche, compagnia bella, però di fatto poi questa cosa porta gli italiani a votare chiunque. In questo momento purtroppo siamo governati da chiunque, e non voglio, dico l'ultima cosa poi mi taccio, ma chi lo doveva mai immaginare negli anni 80 e 90 che avremmo avuto un ministro del lavoro senza una giornata lavorativa nella sua vita? Cioè, è un fattore veramente sul quale vi invito a ragionare, perché quello degli esteri del governo successivo è la stessa persona. Una cosa assurda, ma adesso non me la diceva con Di Maio, ma così con tutti. E tutti quanti quando mi dicono, quando faccio questo discorso, mi dicono, mi parlano del ministro dell'agricoltura. Ora, a chiudere, Giuseppe. Scardina, come? A chiudere l'intervento. Dico, il dottor Sgardina poco fa parlava della CGIL. Ora, l'attuale ministro dell'agricoltura, tutti quanti mi dicono, ma la terza media, ma mannaggia, ma avrà, potrebbe avere anche la quinta elementare. Ma aver fatto un cursus honorum all'interno della politica ti permette di poter fare il ministro, non aver lavorato un giorno e aver preso un ascensore sociale, qual è stato il 5 Stelle, non ti dovrebbe permettere di fare il ministro. Mi taccio. Torno da Matteo Bua. Ecco, professore, c'è il rischio che questa fase possa allargare la forbice della dispersione sociale e scolastica, soprattutto in Sicilia? Allora, io sì, due pizzicatine. Una all'amico consigliere comunale. Io spero che almeno questa situazione abbia posto fine ai signori 1000 euro del consiglio, quelli delle commissioni. Lui non c'è, io l'ho visto, ci sono quelli che si sono fatti il loro stipendio. Matteo, rispondi alla domanda. Sì, il rischio... No, ma quello non ce la facevo a non dirlo.
Sì, il rischio c'è, ma non è problema del blocco della scuola. Il problema ha una dimensione sociale, cioè esiste una componente della nostra società che considera la scuola in fondo non così importante. E ci sono due paradossi estremi fra di loro. Quelli che la considerano non tanto importante, quindi se il figlio non va a scuola o non si collega o non si può collegare, perché succede anche questo, non ci fa niente, perché le cose che contano nella vita sono tante, soprattutto nelle nostre regioni, si tratta di una fascia larghissima. Si allarga all'estremo con un'altra fascia invece che dà grandissima importanza alla scuola, tant'è che i migliori, dopo che hanno conseguito il titolo, negli ultimi anni hanno sempre lasciato l'Italia, impoverendola delle energie intellettuali che la dovevano guidare. Questo margine già molto ampio rischia di diventare ancora più ampio. È chiara una cosa però, su questo io ne sono convinto. Lotta alla dispersione scolastica significa formare i giovani, non tenerli dentro le aule senza che siano motivati, senza che vogliano seguire, che si annoiano e sbadigliano e disturbano perché il professore che parla gli racconta qualcosa su Giulio Cesare e questi di Giulio Cesare non gliene può fregare di meno. Tenerli lì dentro a sentire un professore noioso come me che gli sta a parlare di Giulio Cesare e tenerli là piuttosto che altrove, quella non è lotta alla dispersione scolastica, non è il luogo fisico scuola il luogo della lotta all'evasione scolastica, è il luogo della formazione. Il luogo della formazione può essere anche internet, può essere casa, possono essere i luoghi ricreativi, può essere tutto. La scuola è un terminale. Riguardo poi alla questione dell'approccio, è vero il rientro che si poteva anticipare e questo poteva tamponare anche la dispersione scolastica, come diceva l'amica Mary Sottile. Sì, si poteva. Io insegno in una scuola degnissima, esistono classi pollaio dove i ragazzi stanno a 10 centimetri l'uno dall'altro e quindi va differenziato. Laddove ci sono le condizioni anche ambientali per farli rientrare prima, questo era possibile, si poteva anche tentare. Altrove no, a settembre c'è quest'altra proposta un po' così, sempre dello stesso ministro Azzolina, che dice alterniamoci, alcuni vanno a scuola, ma questi discorsi non valgono più di tanto, nel senso che hanno un senso in certe regioni che in fondo sono state appena sfiorate dall'epidemia. Ce ne sono altre in cui il provvedimento può essere profondamente diverso. E allora non è male delegare all'autorità regionale, perlomeno se non locale, determinate scelte. Però è qui anche il problema politico. In determinate regioni, e poi sono prevalentemente quelle più toccate dal virus, se una casualità non c'è nessun nesso, sono quelle i cui presidenti rispondono più che alle esigenze della popolazione, al loro leader di partito che li usa come leva per innescare la protesta. E si fanno presidenti di regione, mi riferisco proprio a quella più toccata da tutti, che usano la loro carica istituzionale contro il governo perché il presidente del loro partito gli dice adesso fai questo, adesso fai quello. E allora come si può pensare che la scelta sia frutto di maturità e di serietà quando invece di rispondere alle esigenze di salute si risponde a un segretario di partito che li usa come le pedine su una scacchiera? Voglio dire, ecco perché poi dal paragone che faceva Gatino con la Germania, ma io questa cosa del continuo paragone con la Germania non oso più farlo, non lo pretendo, l'Italia non è la Germania e all'orizzonte non vedo che possa cominciare ad assomigliargli, perché anche le richieste che vengono dalla base, che poi si traducono in classe dirigente, che è quella che è, sono completamente diverse da quelle che possono venire dalla Germania. E anche la questione della burocrazia, perché c'è tanta burocrazia nelle diverse situazioni? Perché non c'è fiducia dello Stato verso i cittadini, perché poi l'Italia è il paese dove il reddito di cittadinanza lo prendono i camorristi,
E allora vengono innescati una serie di meccanismi di controllo che in altri paesi non servono, non c'è bisogno di innescarli e tutto funziona come deve funzionare. Quindi voglio dire, ora a settembre si tornerà a scuola, vedremo quanti ne rientreranno. È lo stesso discorso, ci vediamo quante aziende apriranno e vediamo di questi ragazzi quanti ne ritorneranno in classe. Ecco, domanda che giro da Catino Scardina, perché ci siamo trovati spesso a parlare di questo. Adesso l'emergenza rischia di diventare veramente sociale, come più volte lei ha detto. Sì, io rimando al mittente quella che era, voleva essere una punzecchiatura del professore. No, ma non personale. Tua... Ma non personale. No, però è vero quello che sottolineare che lei parla con uno che è stato tra i pochi, anzi tra i pochissimi, si contano, ma non che ha percepito meno, no? Non mi interessa quello, che ha fatto di tutto affinché un regolamento delle adunanze, che secondo me non aumentava il numero di gettoni di presenza per consigliere comunale, ma insinuava il dubbio che si volesse arrivare a quello, solo il dubbio io penso che avrebbe coperto e infangato quella che è l'onorabilità del consigliere comunale, l'onorabilità dell'intero consiglio comunale. E per questo io, insieme a pochissimi, mi creda, pochissimi consiglieri comunali, ci siamo battuti affinché non passassero quelle intenzioni di modifica del regolamento dell'attuazione. Detto questo, io mi rendo conto, io parlo della mia comunità, essendo rappresentante istituzione della mia comunità, ritengo che la mia comunità oggi merita e meriterebbe molto di più. Mi rendo conto che attraversiamo un periodo che non si aspettava nessuno. Il coronavirus ha determinato una fase che nessuno, è peggio del terremoto che abbiamo vissuto qualche periodo fa, ma molto peggio ovviamente, e da cui non avevamo difese. Mentre per il terremoto c'erano alcune condizioni, slarghi dove potersi rifugiare. Per questo l'unico rifugio sarebbe casa propria, ma restare a casa crea di convesso, crea un problema di tipo economico. E quindi noi ci troviamo ogni giorno, e questo mi creda, la politica deve dare delle indicazioni, deve dare delle indicazioni nette. Deve fare come il medico. Il medico, quando riscontra una patologia, dà delle medicine, le quali medicine creano sicuramente, hanno delle controindicazioni, quindi creano anche dei fattori, sono portatori di fattori negativi piuttosto che di fattori anche positivi. Però è una sorta di equilibrio. Allora il medico, nel valutare le medicine che dà, valuta le controindicazioni, ma valuta il beneficio che può trarne quel corpo. La politica deve fare questo. Allora, per questo io ritengo, per esempio, che se c'è troppo affidati a virologi, epidemiologi, pneumologi e chi più ne ha più ne metta, senza tracciare realmente quello che è la linea di equilibrio tra il fattore tecnico-scientifico e il fattore politico. Perché ogni giorno ognuno di noi è messo, per così dire, davanti a una scelta. Noi operiamo giornalmente piccole scelte tra il rischio contagio e il rischio economico. L'imprenditore Bua, che parlava da imprenditore e che parlava perché li sente sulla propria carne e sulla propria attività tutte queste mancanze della politica, tutte queste mancanze, per questo parla anche con tale furore. Ma devo dire che ognuno di noi oggi, e compresi anche gli imprenditori, si trovano di fronte a delle scelte. Quindi chi ha riaperto forse anche con la speranza di poter ripartire. Chi non ha riaperto è perché vuole aspettare, vuole vedere se magari può tirare avanti qualche periodo ancora in più, per poter poi ripartire con più entusiasmo, forse con più, diciamo, con più grinta. Allora, la politica. La politica oggi, parlo per Adrano, parlo per la nostra comunità, caro professore, devo dire che al di là della politica istituzionale, anche la politica partitica, la politica dirigenziale, coloro che sono gli attori che debbono parlare, debbono venire fuori, sono stati in lockdown pure, non si sono visti granché, hanno solo lanciato qualche critica di tanto in tanto, ma
proposte quasi zero, anzi direi zero, nessuno, non si è visto nessuno a dire io ci sono, io voglio essere partecipe di questa situazione, perché la politica è questa e non è solo la politica del consigliere comunale che lo fa per dovere istituzionale, ma è la politica dei partiti, ex partiti, dirigenti che in questo momento dovevano dare il loro contributo, erano chiamati a dare il loro contributo, ma ancora oggi nessuno si vede, tranne qualcuno, devo dire, che si fa vedere, ma tutti gli altri che fine hanno fatto? Sono andati in ferie, in vacanza? Allora facciamoci un bel esamino di coscienza un pochino tutti, e certe volte quando io sento veramente mi amareggia la cosa, quando viene data la colpa quasi alla popolazione che fa gli assembramenti, alla popolazione che si mette davanti al municipio per protocollare una domanda di necessità. Allora chi ha creato quell'assembramento non è sicuramente la popolazione, ma è il dirigente, la politica, che non ha indicato i mezzi giusti per poter evitare quell'assembramento. Un'altra cosa sull'assembramento la voglio dire, perché l'ho vissuta proprio ieri sera, un gruppo di ragazzi che erano, vero, assembrati erano. Erano una quindicina di ragazzi in una piazzetta assembrati. Sono passati i carabinieri e facendo il loro dovere, quello per cui sono chiamati, hanno smembrato questo assembramento. E allora mi ha fatto senso, perché oggi si vede un assembramento di quindicenni come se fosse un pericolo. E allora invece di dettare o di punire questi ragazzi, cerchiamo di educarli, e dobbiamo partire dalla scuola, da quello che lei insegna, che non è solamente una materia così arida che riguarda il passato, che magari interessa poco. Lei ha un altro compito, quello dell'educare, non solo nell'insegnare o del dare delle nozioni. Quindi partiamo da quello, educhiamo i nostri ragazzi, educhiamo al comportamento diverso che devono tenere, e che comunque i ragazzi devono socializzare. Questo periodo che noi viviamo, qualcuno erroneamente lo chiama come di distanziamento sociale. Socialmente non si è mai distanziato nessuno, perché noi siamo esseri sociali e della socialità è nostra natura, non ce ne possiamo staccare, non è una forma. Di distanziamento fisico magari sì, è quello che evita il diffondersi del contagio, solo il distanziamento fisico. E allora l'appello che io faccio lo faccio anche alla mia comunità, cerchiamo di imparare, anche se noi siamo stati poco toccati da questa grande disgrazia, da questa pandemia, cerchiamo di evitare tutti gli atteggiamenti e i comportamenti che potrebbero farla invece ritornare, e ritornare con maggior virulenza. Ecco, torno da Mary. Anche per noi giornalisti questo è stato un periodo di novità, perché è aumentata la mole di lavoro e soprattutto siamo stati i dottori, il vaccino delle fake news, che in questo periodo hanno veramente sì, tempestato soprattutto i social network. Sì, sì, devo dire, ecco, sì, tante fake news. Io distingo due momenti, ovviamente, come fase 1 e fase 2. Un primo momento dove insieme a tutti gli italiani ci siamo ritrovati a far fronte a questa emergenza e non sapevamo che cosa avevamo di fronte, perché nessuno conosceva bene il coronavirus, non sapevamo che effetti potesse portare nei nostri territori, avevamo sentito quello che era successo in Cina, quando è arrivata in Italia e ci siamo poi ritrovati a dover chiudere tutto. Io devo dire, infatti, riallacciandomi a quello che avete detto prima, rispetto alle azioni che ha intrapreso questo governo nazionale, io non lo butterei totalmente a mare, anzi devo dire che dal punto di vista sanitario penso che abbiano fatto quello che andava fatto. Capisco che il lockdown è stato difficilissimo per tutti, ma noi abbiamo avuto un'Italia divisa in due, nel senso che al nord ci sono registrati tantissimi casi e nel timore che potesse accadere questo anche al sud, secondo me hanno attuato la scelta più giusta, dura, drammatica, ma giusta, perché probabilmente magari oggi avremmo raccontato qualcos'altro invece di raccontare una fase 2. Quindi dicevo, siamo passati da una fase 1 dove noi abbiamo continuato ovviamente a lavorare, e anch'io avevo un'enorme paura nell'andare a lavorare e a raccontare quello che accadeva nei nostri territori, che era una cosa che non avevamo mai visto.
Le fake news sono state una piaga, ma per fortuna si è fatto fronte comune. Tutti i giornalisti da nord a sud abbiamo fatto fronte comune proprio per aiutare la gente a capire, perché ritrovarsi in una situazione dove sei a casa, senza lavoro, senza un introito che ti permette di sopravvivere, diventa davvero difficile poi riuscire a districarti, insomma, nel mondo e nel mare di informazioni che ti arrivano. E oggi viviamo una fase che è totalmente diversa, perché la fase 2 è la fase della ricominciamo, la fase della ritorniamo pian piano alla normalità, quindi stiamo raccontando una situazione che vuole essere di ritorno, ma devo dire trovo più confusione oggi che nella fase 1, perché ci sono, come diceva prima uno dei vostri ospiti, ritrovare dei ragazzi in assembramento e dividerli, perché ovviamente l'assembramento ancora oggi non è possibile, però poi magari ti ritrovi con un'altra situazione sempre di grande confusione, cioè, insomma ci sono tante contraddizioni in questa fase 2 che anch'io difficilmente capisco. E comprendo che il ritorno alla normalità non è una cosa semplice, stiamo tentando di, speriamo soprattutto che insomma il virus si sia affievolito e che non ritorni più, però io devo dire trovo più confusione oggi, e quindi una situazione molto più confusa oggi anche a livello locale che nella ciò che era la fase 1. Tentiamo di raccontare di tornare alla normalità, però vi assicuro che non è facile. Ecco Giuseppe, giro a te questa domanda. La gestione dell'emergenza del governo com'è stata secondo te? Forse troppi decreti hanno creato un po' di confusione, però sotto il profilo sanitario bisogna dire che il governo ha fatto quello che andava fatto, perché il lockdown era necessario per contrastare il contagio. Sì, io sono d'accordo anche con la lettura che ha dato la dottoressa Sottile in merito alla gestione sanitaria. In merito alla gestione sanitaria non ho nulla da obiettare. L'unica cosa, come diceva benissimo, credo lo dicesse il dottore Scardina o il professore Bua, non ricordo, la situazione ridicola che si è venuta a creare tra il governatore della Lombardia e il governo centrale. Una situazione veramente assurda in cui facevano una gara a chi la sparava più grossa sostanzialmente. Quando la gestione veramente in Lombardia è stata molto complicata, attenzione, sono riusciti bene o male a porre rimedio alla meno peggio, però la cosa veramente grave è che, come ogni giorno assistiamo, è che c'è questa rincorsa al like, è una rincorsa al mi piace su Facebook, alla condivisione della notizia. E una delle cose che veramente mi ha lasciato senza parole sono state tutte le volte che il Presidente del Consiglio ha mandato una notizia di diretta alle testate giornalistiche, per poi sforare sempre di più con la diretta. Vengo e mi spiego. Dal punto di vista dell'analisi dei social, in un solo giorno Conte ha preso 500.000 di follower in più sulla sua pagina Facebook. Tutto ciò attraverso il fatto di rimandare questa diretta dall'oggi al domani, da ora a più tardi. Cioè, le strategie di comunicazione sottilissime che mi fanno pensare, cioè, questa gente è pazza, perché cioè andare a organizzare dal punto di vista della comunicazione, pur di prendere quei 500.000 in più di follower, per avere quindi una platea maggiore di soggetti a cui parlare, ecco, questa purtroppo è la politica alla quale oggi ci dobbiamo abituare, è la politica, come diceva benissimo il professor Bua all'inizio, di chi la spara più grossa purtroppo. È una politica fatta ormai che da entrambi, da tutti gli schieramenti, sia chiaro, non lascio nessuno fuori, questa cosa sia chiara. È una lotta a chi prende più like, quindi la mattina si sveglia Conte e dice la sua. Ovviamente l'opposizione, Salvini e Meloni cosa fanno? Dicono la loro. Gli unici che hanno mantenuto bene o male una loro linearità, e forse perché sono seguiti da un social media manager un po' scarso, sono quelli di Forza Italia, in cui ancora loro dicono qualcosa che in realtà pensano veramente. Gli altri invece fanno una strategia di comunicazione che è fatta per dire: ok, se qua dicono che la risoluzione è 1.000.000, noi vogliamo dare 2 miliardi, cioè è proprio una gara che si spara di più.
è una cosa veramente grave, perché sulla base di queste dichiarazioni si decide non soltanto il nostro destino interno, ma il nostro modo di essere visti all'esterno, che oggi è fondamentale. A chiunque mi dice che noi possiamo uscire dall'Europa e dall'euro, io metto a dire, perché mi rendo conto che ormai la nostra credibilità è minata in campo europeo. In campo internazionale saremmo da soli, non esisteremmo. Quindi quando io vedo, ad esempio, nella gestione della crisi dal punto di vista del rifornimento di beni sanitari di prima necessità, quali erano le mascherine, i guanti e compagnia bella, io ho visto Luigi Di Maio fare delle campagne a favore della Cina che sono rimasto, credetemi, senza parole. Cioè io non ho mai visto un ministro degli esteri che si mette così tanto a disposizione di un paese straniero che non è nemmeno un nostro alleato, ragazzi. Cioè che cosa sia chiara, la Cina non, e non può esserlo, e non può esserlo, e non può esserlo per diversi motivi, attenzione. Quindi io non capisco questa loro strategia, che parte già dall'accordo che era stato fatto per le antenne 5G, che, voglio rasserenare tutti i complottisti, non hanno causato il Covid, questa cosa sia chiara. Però ecco, questa è un'altra fake che girava. Che girava. Fake che sono girate un casino e mezzo, e quindi un merito va a voi giornalisti che siete riusciti a porre luce su queste notizie false. Ma purtroppo, ecco, quando un ministro degli esteri, una forza politica, perché poi di fatto Di Maio rappresenta una forza politica che attualmente è una delle più forti, se non la più forte forza politica che c'è in Italia, va così tanto a mettersi a disposizione di uno Stato che non è un alleato, ecco, c'è da preoccuparsi, perché io non so quali sono i movimenti di politica internazionale che si vogliono mettere in atto, però di fatto c'è una volontà da parte di tutti di disgregare l'Europa. Quindi evidentemente questa Europa fa paura. Quindi io adesso ovviamente non posso lanciare nessun messaggio alla Merkel, però dico, la Merkel dovrebbe iniziare a capire che la Germania dovrebbe iniziare a essere più collaborativa con gli altri paesi, perché oggi l'Europa ci permette di essere protetti tutti, al di là di ogni confine. Se continuiamo a fare quello che stiamo facendo, cioè a fare la gara, prima con gli Eurobond, poi con i bond, li chiamiamo in un altro modo, poi invece il fondo europeo, il MES, non lo utilizziamo. Quindi c'è, a parte che la cosa più bella di tutte è stato sentire le versioni di tutte le persone sul MES. Io vi dico questa cosa perché non ho avuto esperienza diretta e un po' mi ha fatto paura, devo dire. Durante uno dei master che ho fatto a Roma, un master in lobbying e advocacy, ho avuto il piacere di partecipare a una conferenza del movimento del meccanismo europeo di stabilità. Allora, io sinceramente ho avuto, cioè sono rimasto senza parole, perché ci hanno obbligato a lasciare, a spegnere i telefonini. Per molti hanno detto pure lasciatelo fuori, perché quello di cui abbiamo discusso, di cui ci discuteva la persona che parlava di questo meccanismo europeo di stabilità, era talmente tanto una discussione che, se veniva percepita in maniera negativa, poteva portare degli stravolgimenti nel mercato europeo bestiali. Cioè io sono rimasto senza parole, ho detto ma forse sarà una cosa strana, no? Invece poi ho scoperto che loro hanno, ogni volta che fanno una dichiarazione devono pesarla più volte, quindi una loro informazione, il meccanismo europeo di stabilità, nel momento in cui esce nei giornali viene valutata più volte da più persone. Quindi c'è un controllo da parte di questo meccanismo di stabilità importante, perché muove i mercati di fatto, salvaguardia certi mercati, salvaguardia ad esempio la situazione che c'è in questo momento in Grecia, perché loro hanno fornito dei soldi alla Grecia. Ecco, anche questo purtroppo, c'è molta disinformazione che poi porta la gente a dire sai cosa c'è, a me non mi interessa più niente, vero, falso, e si disinteressano al pubblico. Nel momento in cui si disinteressano al pubblico abbiamo perso tutti. Perché nel momento in cui i cittadini staccano la spina all'interesse della politica, la politica diventa di proprietà di pochissime persone. E quindi io, il mio invito è a ognuno di voi, operatori politici, operatori professionali nel settore del giornalismo, al professore Matteo Bua, che già lo fa, io lo so, è quello di fare innamorare i ragazzi alla politica, farli innamorare all'interesse per il pubblico. Perché quello che succede in Lombardia è come se fosse successo a casa mia, è la stessa identica cosa. Dobbiamo cercare di capire che siamo un'unica nazione. Se non capiamo questo ragionamento e non capiamo che la politica è l'unico strumento per poter cambiare ciò che veramente non va bene, non riusciremo mai
o Covid o non Covid, o emergenze di altro tipo, Movimento 5 Stelle, PD, Forza Italia, Lega e compagnia bella. Concludo dicendo una cosa, io sono curioso di vedere chi sarà al governo dopo il governo Conte, come farà a mettere i balzelli per tornare tutti i soldi che sono stati dati in questo periodo di crisi. E mi taccio. Ultimo giro di domande, il nostro tempo sta per finire, ultimo giro di domande ai nostri ospiti, prima di concludere parto da Agatino Scardina, ecco consigliere, lei è ottimista, ce la farà Adrano, secondo lei le attività commerciali ce la faranno a ripartire, riusciranno a superare questa emergenza economica? Vede, non è solo una questione di ottimismo, perché il periodo che stiamo vivendo sicuramente è un periodo tragico, ma non è appunto tanto l'ottimismo, ma è tanto la fiducia che ho realmente nella comunità a cui appartengo, perché ho realmente fiducia nella mia comunità, perché è un popolo laborioso, realmente laborioso, di buona volontà, che riesce a sfangarla anche nei periodi più brutti, e la storia ce lo insegna. Ma detto questo, però, al di là del popolo, che è un popolo che popolo per bene, un popolo che riuscirebbe a fare del suo meglio per poter uscire da questa crisi, il problema è chi dirige questo popolo, perché io mi diletto a scrivere qualche articolo così che pubblico sia su qualche pagina Facebook, ho detto, se la guida è cieca, facendo un po' riferimento a quello che erano le parole del Vangelo, se la guida è cieca, il popolo dove sarebbe, dove andrebbe? Finirebbe in un burrone forse. E allora ora bisogna che la classe dirigente, la classe politica della nostra comunità prenda atto dei due anni, almeno io parlo dell'ultima elezione comunale che abbiamo avuto, dei due anni che si è proceduto in un certo modo, e che ho detto che si è proceduto lentamente facendo poco. Questo periodo ha bisogno invece che si proceda in maniera veloce facendo tanto, e quindi occorre veramente un'organizzazione tale, un avvicinarsi di forze che fino a oggi se la sono vista da lontano. Allora c'è bisogno un po' di tutti. Nessuno può avere la presunzione di fare da solo, e purtroppo gli ultimi due mesi Adrano ha visto una classe politica che pensava di fare da solo, e nel fare da solo ha fatto poche cose, e soprattutto le ha fatte male. Mi rivolgo, e l'ho detto in consiglio comunale, alla questione della sanificazione delle strade. Prima sono state sanificate solo quelle principali, poi si è accorto dell'errore, per così dire, si è recuperato, si è fatta la sanificazione di tutte le strade, dei buoni spese. La giornalista, la dottoressa Sottile, parlava di Paternò. Ad Adrano si è vissuto forse ancora peggio, anche perché lo voglio dire qui in trasmissione, noi abbiamo avuto qualcosa come 5.000 richieste su una popolazione che conta 13.000 famiglie, 13.000 nuclei familiari, quindi quasi, non dico la metà, ma quasi la metà della popolazione in una situazione di emergenza vera, reale, non riesce a farsi la spesa, perché chi chiede il buono spesa, chi chiede il buono non è il furbo, c'è una percentuale di furbi, c'è una percentuale di persone scaltre che vogliono utilizzare questo momento. Alla gran parte di queste 5.000 domande sono di gente che realmente ha necessità e ha bisogno. E allora bisogna che la politica riprenda un po' le fila, ma la politica non solo quella istituzionale, la politica in generale, si apre un dibattito su quella che deve essere la nostra comunità, sulla proiezione nel futuro della nostra comunità. C'è bisogno di visione. Dobbiamo trasmettere alla nostra popolazione qual è la visione di Adrano per i prossimi 5-10 anni, e che non sono e non può essere più la visione che si poteva avere fino a qualche periodo fa. Oggi, con questa grave epidemia, dobbiamo riformulare quella visione. E allora io sento spesso parlare di chiusura centro storico, come si faceva prima, pista ciclabile sì, pista ciclabile no, togliere più macchine per garantire più spazio alle persone. Bene,
parliamo di questo, parliamo di come vediamo il nostro futuro e la nostra città proiettata in questo futuro. Vado da Mary. Mary, non ti faccio nessuna domanda sulla vicenda che ti ha visto coinvolta con il consigliere comunale di maggioranza, la vicenda è già abbastanza nota, i fatti sono abbastanza chiari. Ti faccio però una domanda su quello che potrebbe succedere a livello politico a Paternò con questo terremoto che ha coinvolto il governo cittadino di Paternò, in particolar modo il consiglio comunale. Sappiamo che il presidente del consiglio comunale di Paternò è indagato ed è stato sospeso dal suo incarico di presidente del consiglio. Quali potrebbero essere gli strascichi a Paternò da questo punto di vista? Allora, diciamo subito che l'attuale amministrazione comunale, l'attuale giunta, quindi non ha più la maggioranza in consiglio comunale. L'aveva persa prima dell'emergenza Covid, poi ovviamente l'emergenza ha messo tutto a tacere, e al primo consiglio comunale, che è stato quello che richiamavi tu, è stato evidente che la maggioranza continua a non esserci. Questa indagine della Procura di Catania, che ha coinvolto almeno fino a questo momento il presidente del consiglio comunale, potrebbe dare un'altra dura batosta all'amministrazione Naso, soprattutto in un momento delicato come questo, dove ci sono dei punti importanti da votare. Il Consiglio Comunale torna a riunirsi domani e si vota, all'esame c'è il consuntivo del 2018 e poi ci sarà ovviamente da approvare il bilancio di previsione per l'anno in corso, ed è ovviamente uno strumento fondamentale soprattutto in questo momento di emergenza Covid. E cosa accadrà? Vedremo. Se non sappiamo che cosa deciderà di fare l'opposizione, che in questo momento è maggioranza, il sindaco ha richiamato, ha fatto un appello insomma all'unità, e dobbiamo capire se questo appello all'unità verrà accolto. C'è chi parla di un possibile azzeramento della giunta e di un'apertura anche all'opposizione, ma non sappiamo se poi effettivamente l'opposizione coglierà questa proposta dell'amministrazione, semmai l'amministrazione la farà, anche perché insomma l'opposizione, abbiamo visto fino ad oggi, è sempre stata molto critica rispetto alla gestione dell'amministrazione in città, soprattutto in questo momento di Covid-19. Quindi diciamo che è un momento in grande evoluzione, attendiamo di capire che cosa accadrà. Il primo momento importante vero sarà quello di domani. A presiedere la seduta ci sarà il vicepresidente dell'Assise Civica, che è Martina Ardizzone di 5 Stelle, e lì vedremo insomma se il consuntivo passerà, e passerà ovviamente se passerà con i voti dell'opposizione, e quale sarà la scelta ovviamente dell'opposizione. È un momento molto, molto delicato. Per quanto riguarda la vicenda invece Sambataro, ieri c'è stato l'interrogatorio di garanzia, il GIP entro 48 ore deve esprimersi su questa indagine, e attendiamo di capire realmente cosa accadrà. È un momento delicato. Professore Bua, l'insegnamento che deve trarre la scuola da questo periodo qual è, e come bisognerà ripartire a settembre? Io poco fa vado immediatamente sulla scuola, io devo però 30 secondi sottrarli per dire una cosa importante, perché oltretutto sono qui da uomo di scuola e parlo di scuola, e anche nel mio ultimo intervento ora dirò una cosa solo sulla scuola. Lei deve dire qualcosa di politico, professore, lo dica. No, devo dire una cosa per chiarire, per informare anche il consigliere ecco. Carina, perché sono anche presidente di un'associazione che ha espresso su tutto proposte, analisi, l'ho fatto come si poteva. Noi siamo per il contatto umano, è chiaro che siamo, io sono ancora per i vecchi comizi era una cosa meravigliosa. Basta. E l'ipocrisia di sostituire i comizi social ha fatto un danno alla politica bestiale. Potevamo fare solo quello che abbiamo fatto, la comunicazione tramite il web,
e lo abbiamo fatto, basta andare a vedere il nostro sito, la nostra pagina Facebook. Quindi è chiaro che il vuoto c'è stato, noi abbiamo, per quello che avevamo a disposizione, tentato di colmarlo con contenuti, proposte, analisi, e poi forse al di fuori di quello c'è stato il nulla. Lo studio del passato non è affatto arido, la scuola che tentava di rinunziare ai contenuti e all'insegnamento ha fallito, la scuola trattiene gli studenti se riesce a fargli amare la conoscenza, e la sua funzione è quella, non è un posto dove si tengono assemblati raccontandogli qualunque cosa. Mi puoi fare, Davide, scusa, la tua domanda qual era? L'insegnamento, che insegnamento deve trarre la scuola da questo periodo e come dovrà ripartire? In questo mondo non si può rinunziare alla tecnologia, perché quando tu rinunzi alla tecnologia crei un gap tra uno studente di Paternò, di Adrano, di Catania enorme con uno di Auckland o di Stoccolma. Questo gap, se si crea, è colpa anche nostra, è il sistema dell'interscambio culturale mondiale. Questo non si può rinunziare. È vero, il Covid-19 ha dato, c'è un termine dialettale, non lo traduco perché tanto noi a Trieste non ci prendiamo, quindi ha dato alla globalizzazione una mala stagliata, e fu una mala stagliata. Però un fatto è certo, sul piano della comunicazione e dell'informazione, imposto che una scuola priva di mezzi informatici, una scuola in cui pensa che la semplice voce dell'insegnante, per quanto bravo, possa essere sufficiente, è una scuola che non ha compreso il proprio futuro. Poco fa si denunziava la mancanza di visione complessiva nella città di Adrano, ed è vero, io credo che sia mancata una visione complessiva della funzione della scuola da parte di chi l'ha diretta ai livelli più elevati, ai livelli romani e ai livelli intermedi. Giuseppe, a chiudere con te, tu ami i sondaggi, ecco, chi è il soggetto politico che secondo te esce rafforzato nei dati, nei numeri, da questa emergenza coronavirus in Italia? Questa è una bellissima domanda. La cosa vera bellissima è che Forza Italia cresce tanto, crescono ovviamente anche le forze di opposizione come sempre, però anche Conte, diciamo, dal punto di vista personale ne esce molto forte, quindi diciamo l'uomo che vince questa lotta del Covid è sicuramente Conte. Alla fine la cosa bella di Conte è che, se voi vedete, un uomo messo lì, lui, tutte le persone si prendono con lui riesce a assorbire tutto il colpo, quasi mai entra in polemica con nessuno, quando qualcuno lo vuole fare scadere in polemica lui evita di entrare in polemica. Quindi secondo me la persona che ha vinto veramente dal punto di vista della comunicazione, anche perché dicevo che poco fa ha preso 500.000 follower nuovi, è arrivato a quota 2 milioni in brevissimo tempo, è il signor Conte. Quindi, anche se non c'ha la bestia dietro. Esatto. Vabbè, diciamo la bestia ce l'hanno sia la Lega Nord che il Movimento 5 Stelle, perché la Casaleggio Associati è bravissima a prendere questi grandi dati e ad utilizzarli a proprio vantaggio. Però ripeto, la vera questione non è chi è adesso avanti nei sondaggi, è se Salvini e Meloni alle prossime elezioni vincono le elezioni, vorranno veramente andare a governare un'Italia che avrà ulteriori problemi a livello fiscale e quindi finanziario? E questa è la domanda che io mi pongo e vi pongo. Poi, come diceva poco fa benissimo il dottore Scardina, c'è bisogno di visione nella politica. Faccio un picco pungolo su Adrano, dicendo che purtroppo secondo me ad Adrano c'è bisogno di uomini d'azione, non di uomini di filosofia. E così credo che il prossimo governo che ci governerà a livello nazionale dovrà fare lo stesso, meno filosofia e più azione, perché c'è bisogno veramente di azione e di radicali rivoluzioni sotto ogni aspetto in Italia, perché ancora siamo un paese che ragiona con una mentalità da prima repubblica e non si è reso conto che è entrato nel terzo millennio. Quindi il vero problema dell'Italia è questo qui. C'è un problema a livello scolastico, perché come diceva il professore Bua poco fa, ancora oggi abbiamo delle difficoltà a utilizzare i sistemi informatici all'interno delle scuole. C'è un problema all'interno delle aule di giustizia, perché il processo telematico funziona ma non funziona bene.
quindi ancora oggi sono i tempi di giustizia infiniti, cioè tantissime cose che bisognerebbe rivoluzionare, e il Covid poteva essere un'opportunità sotto questo aspetto, cioè perché i soldi che abbiamo sbloccato in questa situazione non sono mai stati sbloccati, cioè l'Europa non ci ha mai dato la possibilità di sforare il patto di stabilità, eppure tutte le cose che stiamo facendo è per l'ennesima volta assistenzialismo a tutti gli effetti, è fatto male, attenzione, perché non è che è un assistenzialismo programmatico della serie ti do questi soldi, tu li puoi utilizzare, però li devi utilizzare in quella determinata situazione, sono soldi dati così per l'ennesima volta, il contentino su tutti quanti, che può stare bene alle fasce più deboli, perché dobbiamo pensare anche a chi purtroppo in questa crisi non era in una situazione lavorativa positiva e quindi si è trovato all'improvviso senza nessuna possibilità di guadagno, però il Covid poteva essere un'opportunità importante di sviluppo per i soldi che sono stati messi nel sistema, e purtroppo, come immaginate tutti, se io prendo delle cose e le butto così in maniera disorganizzata e non raccolgo poi i risultati, quello che abbiamo fatto è una cosa del tutto inutile. Quindi la mia preoccupazione è che alla fine di questa emergenza non ripartiremo come dovevamo ripartire, e che purtroppo non abbiamo sfruttato questa possibilità di elasticità che l'Unione Europea ci ha dato, nel senso positivo che si aspettavano, che si aspettava appunto la Commissione Europea in primis. Perché in realtà noi siamo questi gli italiani, cioè non ci nascondiamo, Davide, noi siamo questi qua, noi siamo quelli che appena ci danno la possibilità di poter sforare determinati limiti, li sforiamo sì, ma non per qualcosa di utile, qualcosa di ragionato, li sforiamo per dare soldi a tutti, come quando è stato fatto per lo 0,3 di Di Maio, che doveva fare per forza il reddito di cittadinanza, che questo 0,3 di sforamento doveva portarci un benessere economico bestiale, che ancora io sto aspettando, attenzione, io sto aspettando ancora il benessere che nasceva dal reddito di cittadinanza, non so quando arriverà questo benessere di cittadinanza. Ora avranno la scusa di poter utilizzare il Covid per dire che adesso questa crisi economica, che purtroppo, come diceva benissimo il dottore Scardone, ancora non si vede, ma si vedrà a partire da ottobre, da novembre, da dicembre, da gennaio, in maniera più pesante, perché questo tipo di crisi sistemiche arrivano, i grandi paesi li superano, e noi, che non siamo purtroppo un grande paese né per classe politica né per classe dirigente né per classe industriale ed economica, purtroppo non riusciremo a risollevarci tanto facilmente come ci aspettiamo. Poi io dico, sapete, spero che tutto quello che sto dicendo venga smentito alla grande, perché sarebbe veramente una gran cosa che l'Italia ripartisse, e soprattutto si ritagliasse lo spazio che merita in Europa e nel mondo. Io ricordo soltanto che siamo tra i fondatori dell'Europa, ma non i fondatori che hanno firmato, ma tra gli ideologi dell'Europa, quelli che l'hanno fatta. Esattamente, quindi sarebbe il caso anche di iniziare a fare un'Europa dei popoli, e quindi smettere con l'Europa delle nazioni. Invece oggi c'è molto distacco, quindi c'è questa Europa dei nazionalismi. Speriamo che tutto sommato qualcosa di buono da questo Covid nascerà. Io penso che non sarà così, però mi auguro, perché facendo l'imprenditore non può essere... Posso dire, il tempo è tiranno, non mi sembra. Il tempo è tiranno, abbiamo un minuto. Sì. Però no, 10 secondi. No, un minuto compresi i miei saluti, quindi 20 secondi. I miei 10 secondi li prendo per dire che non mi sembra affatto che il sindaco di Adrano sia un uomo di filosofia, è un uomo di ascesi, non di filosofia, di ascesi mistica, verso non so che cosa. Un grazie per aver partecipato a questa quinta puntata di Focus alla collega e direttrice del TG Ciak News, Mary Sottile. Grazie Mary. Grazie a te Davide, grazie a tutti. Un ringraziamento al consigliere comunale Agatino Scardina. Grazie a tutti e buona serata agli ospiti. Un grazie anche al professore Matteo Bua, grazie professore della sua partecipazione. E un grazie al giovane imprenditore, presidente dell'associazione Mercurio, Giuseppe Bua, grazie di aver partecipato. Grazie a te Davide, grazie a Carmelo Giletta in regia, e soprattutto grazie per questa chiacchierata con tutti i tuoi ospiti. Un grazie ovviamente anche a voi che ci avete seguito da casa, un grazie al nostro regista Carmelo Giletta. È tutto per questa quinta puntata, buonasera e buon proseguimento di serata con la programmazione di TVA.